Pronto? Ah, ciao mamma. Sì, no, quella cosa ho risolto. Non ti preoccupare, è tutto a posto. Vabbè, senti, ora faccio cosa, dai, ti richiamo dopo. Ciao. Piacerebbe essere leggero, agile e disinvolto? Questi sono i 5 errori tecnici che ti permettono di non esserlo. Ce la devo fare. Utilizzo errato di braccia e mani. Il non utilizzare in maniera corretta la schiena. Spingere con le gambe. Mettere i piedi a caso, non usare le caviglie. Ho deciso di fare un video per ognuno di questi errori. Oggi parliamo del primo errore, l'utilizzo errato delle braccia e delle mani. La regola principale è quella di seguire la postura eretta e quindi sono dettate dal Galateo. Tendenzialmente quello che dobbiamo fare è quello di mantenere la schiena dritta e quindi i gomiti bassi in questo modo qua, altrimenti uno tende a storpiarsi. L'approccio classico che inizia a arrampicare è quello di andare ad afferrare le prese e quindi andare a prenderle e cercare di tirare. In questa maniera uno gli sgriscia le prese e cercherà di fare una cosa del genere, sforzandosi tantissimo e senza esercitare, giustamente, senza scaricare forza. Quindi scaricare forza vuol dire comunque controllare il peso. L'approccio fisicamente giusto delle braccia dipende molto dall'impugnatura, dal tipo di impugnatura. Quindi quando noi andiamo a calzare un appoggio, andiamo a calzarlo attraverso il mignolo. Cioè, sembrerà strano, ma il dito principale, diciamo, l'idea che noi andiamo a lavorare sul mignolo, mantenendo i pollici verso l'alto. In questo modo noi riusciamo a mantenere i gomiti bassi ed a secondare la postura primaria. Altrimenti uno tende a fare questa qua. Questa cosa qua cosa fa? Implica il fatto che usiamo un vettore forza a tirare verso fuori, quindi levare la mano. Invece noi in questa maniera riusciamo ad arrampicare, quindi vedete, come alzo il gomito mi è partita la presa. Abbasso il gomito e vado. Hop. Quindi prendo la presa, abbasso il gomito, rotazione, prendo la presa, abbasso il gomito. Morale della favola? La forza non c'entra niente, quindi la potenza è nulla senza il controllo, come si dice. Rimanete aggiornati iscrivendovi al canale YouTube Marco Nescatelli o iscrivendovi al gruppo di Facebook Cataclimb. Dai, ce l'ho fatta!